meglio pagare essere feriti o nel caso dei militari anche essere uccisi per la verità che consolati da qualcuno o qualcosa per una menzogna. Parole precise quelle pronunciate nell'omelia da Monsignor Santo Marcianò, ordinario militare per l'Italia, che ha celebrato a Salerno una messa interforze per il Natale. Ad ascoltarlo nel Duomo i rappresentanti delle varie armi, un'omelia la sua particolarmente sentita che ha spaziato dal Vangelo agli scrittori contemporanei, dalla parabola dei due figli con la sua lettura sociologica, antropologica e politica a Gianni Rodari. Tutto comunque per ribadire l'importanza della verità e la difficoltà però di dirla, o meglio ancora di farla, come ha ricordato sempre Marcianò citando Oscar Wilde che diceva «datemi una maschera e vi dirò la verità». La verità è bella, ha aggiunto, giustizia, forse a volte non riconosciuta appieno, ma riconoscimento in se stessa. Marcianò in questo contesto ha citato anche Totò e la sua famosa livella che è Vangelo, ridimensiona gli uomini, propugnando l'uguaglianza di fronte alla morte e a Dio. Toccante anche la benedizione finale quando Marcianò ha chiamato sull'altare i ragazzi dell'ANAFIM, l'Associazione Nazionale per l'Assistenza di Figli Minorati dei Dipendenti della Difesa. E questi autori ovviamente rendono in modo efficace il pensiero, ecco perché così mi è capitato di citarli, però al di là di questo credo che sia la parola di Dio a penetrare nel cuore e oggi abbiamo bisogno di parola con la P maiuscola perché abbiamo perso il senso, la capacità e il coraggio di parlare, cioè di utilizzare le parole, no? Forse le parole dovrebbero ispirarsi alla parola e fare in modo che il nostro linguaggio sia un linguaggio appunto vero, come dicevamo, e che generi futuro, perché la profezia è verità. E se le cose vanno male forse bisogna ripartire dalla verità e quindi essere più profetici. Il profeta non è uno che annuncia il futuro, è uno che costruisce la storia, quindi in questo senso io voglio dire un grazie ovviamente a questa chiesa per quello che è, per quello che fa, per l'accoglienza che ha nei confronti delle forze armate, dei militari, e un grazie grande alle forze armate, a tutti i militari, alle forze di polizia, perché sono presidio di civiltà e potrebbero, di fatto lo sono, essere quella verità profetica che costruisce il nostro futuro civile. Grazie di cuore, buon Natale a tutti. Ascolta la nostra preghiera. Giurando fedeltà alla bandiera, abbiamo promesso amore e servizio alla patria.